Oggi voglio raccontare la mia storia di architetto appassionato di volo e far passare un po' quel grande entusiasmo che mi ha spinto a fare un sacco di esperimenti per riuscire a riprendere il mondo dall'alto. Quelle dell'architettura e del volo sono due discipline molto diverse, ma a mio parere estremamente legate. Se si pensa che l'architetto tutti i giorni ha a che fare con piante e planimetrie che sono in effetti la schematizzazione della visione zenitale, quella dall'alto appunto. Io sono sempre stato un po' nerd, anzi, sinceramente la mia natura nerd ha prevalso su tutto fin dall'infanzia. Credo fossi nerd anche quando costruivo orologi con Lego Technic durante le elementari e mi arrabbiavo da matti quando qualcuno mi interrompeva. Questa storia ha inizio nel tempio del nerdismo per eccellenza, per chi vive a Milano, il Radian di Novegro, che è una fiera di elettronica dove nel 2009 ho comprato quasi per scherzo un elicotterino a rotori controrotanti. Questo oggetto, semplice e piccolino, ha fatto esplodere in me la vena del volo, che non sono più riuscito a spegnere. In verità penso di avercela sempre avuta, amando la visione elevata, quella dall'alto. La pianta, la visione zenitale per me, ha sempre avuto un grandissimo fascino. Credo non sia un caso che abbia scelto di fare l'architetto, infatti. Oggi è facilissimo vedere il mondo dall'alto, ma quando ero piccolino io, le uniche occasioni erano le passeggiate in montagna o i decolli e gli atterraggi durante i viaggi coi miei, se la meta era distante e la si doveva raggiungere con l'aereo. E qui, capitolo 1. I primi esperimenti e principalmente l'adattamento di modelli di aereo allo scopo. Beh, dopo l'elicotterino sono diventato aeromodellista e con un entusiasmo irrefrenabile ho subito iniziato a cercare modi per riprendere il mondo dai modelli. Prima usando aeroplanini e la prima occasione per sperimentare era stato un concorso per la progettazione del punto panoramico integrato nel ponte sul Po di Piacenza. Il ponte era crollato a causa di una piena improvvisa e la municipalità aveva indetto un concorso per la realizzazione di un punto panoramico in mezzo al ponte, ovviamente mai realizzato. Però il fascino e l'inaccessibilità del sito mi hanno spinto a cercare un sistema per riprendere dall'alto il fiume. È il 2010 e ho fissato al carrello di un aeroplanino radiocomandato di polistirolo una bustina per occhiali con un foro per la camera di un telefonino che riprende durante il volo. Ho delle foto e il video prodotto. Michele, un mio compagno di concorso, ha l'ingrato compito qui di lanciare l'aereo. E eccolo qua che lo lancia. Questa è la bustina per gli occhiali. Eccolo il volo. Qua si vedono i piloni del ponte crollato. Adesso faccio una bella virata. Questa è la ripresa di un Nokia che non è concepito per fare questo tipo di riprese, quindi è molto ondeggiante, credo, a causa del refresh dello schermo, della scansione del sensore. Ricordo ancora l'entusiasmo di aprire la bustina ed estrarre il telefonino ancora acceso dopo l'atterraggio, perfettamente riuscito, ma che mi preoccupava tantissimo. Passaggio successivo. Cercando un volo più stabile, fisso sul muso di un'aliante da termica una telecamerina, una Toshiba Camileo. L'aliante era un Racer Champion e i risultati, seppur modesti, erano molto, molto migliori di prima. Il principale problema è il sistema propulsivo. Quando si apre l'elica, viene ripresa dalla camera. Il secondo è che non ho la trasmissione a terra del segnale video e quindi volo completamente alla cieca. Anche gli amici del gruppo aeromodellistico Vallesina di Iesi hanno partecipato e mi hanno assistito in queste fasi di grande soddisfazione, ma molto sperimentali, con risultati altalenanti. Questo è un po' un video che avevo girato con quella telecamerina e che mi era stato montato da un socio del club. Il passaggio ulteriore è la trasmissione a terra del segnale video. Mandato un paio di occhialini di realtà virtuale che indosso. Vedere quel che si riprende è un bel progresso e si entra nell'era dell'FPV, che è l'acronimo di First Person View,
il volo in prima persona. Da qui in poi l'attrezzatura aumenta di dismisura, è un'esplosione, e tutte le volte che volo ho bisogno dell'assistenza di qualcuno che orienti le antenne e che mi aiuti nel pilotaggio. Ringrazio gli amici del gruppo aeromodellistico trezzanese per avermi aiutato e accompagnato in questa avventura, e in particolare Marco, che ha condiviso con me anche il concepimento delle macchine volanti, e Flavio, che con la sua competenza mi ha seguito nell'ottimizzazione del sistema di trasmissione a terra del segnale video con le prime antenne a polarizzazione circolare. Il passaggio successivo è la ricerca di un volo stabile, quindi cerco di giroscopizzare un aereo a cui sposto l'elica sopra l'ala per evitare di riprenderla con la telecamera posta sul muso. Beh, aver spostato i baricentri e i bracci di forza ha peggiorato il volo di quello che prima era un aereo galleggione molto preciso e ora vola male male. Sposto poi i giroscopi su un aliante e devo dire che i risultati arrivano. Un volo tranquillo, stabile, fluido, tanta soddisfazione. Però mi piacerebbe che fosse più maneggevole, quindi più piccolo, e avesse bisogno di poca pista per decollo e atterraggio. Il seguito di questa storia entusiasmante lo rimandiamo al prossimo video, che pubblicherò tra brevissimo. Se vuoi rimanere aggiornato con i nuovi contenuti che pubblicherò e scoprire come è proseguita questa storia, iscriviti al mio canale YouTube cliccando su questo cerchietto.